Buonasera a tutti i video ascoltatori, web ascoltatori di Spazio Certa Diritti. Questa sera abbiamo Laura Cirella, coordinatrice provinciale di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Leggiamo giusto l'acronimo per chi ancora non conoscesse il partito politico SEL. Buonasera Laura. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora, io inizierei per far conoscere ai nostri amici web ascoltatori proprio col parlare delle attività del movimento SEL in Calabria, perché diciamolo anche, il movimento SEL in Calabria è molto presente. Tu parli da Reggio Calabria, vero? Sì, esatto, io sono la coordinatrice provinciale di SEL nella provincia di Reggio Calabria. SEL ha, diciamo, ripreso nella nostra provincia le attività ormai da 10 mesi a questa parte, con un congresso straordinario che ha posto fine a una fase commissariale del nostro partito politico, e oggi, insomma, già da 10 mesi è perfettamente, diciamo, in movimento su tutta una serie di vertenze territoriali, sia a livello provinciale che appunto cittadino nella città, ma in tutta una serie di piccoli, medi comuni, piccoli, medi e grandi comuni della provincia di Reggio Calabria. Perfetto. Una domanda che penso ti rivolgerebbero sicuramente i nostri amici web ascoltatori, ma anche le persone in generale. Da una tua analisi, come pensi andranno queste primarie del centro-sinistra, visto che comunque se ne sta parlando su tutte le reti, le radio e anche i giornali, logicamente? Guarda, io credo che queste primarie, intanto credo che il primo turno sia già stato comunque un appuntamento molto importante, un appuntamento democratico molto importante e di grande partecipazione. Credo che, e mi auguro anche che le primarie si concludano con una vittoria del candidato Pierluigi Bersani. Io, insomma, personalmente anche me lo auspico rispetto all'altra candidatura, che è quella di Renzi, nonostante, come tu ben sai, Sinistra Ecologia e Libertà ha giocato una partita importante al primo turno, candidando e sostenendo con tutte le nostre forze e con tutte le nostre energie il nostro presidente, che è Nichi Vendola. Certo. Anche perché poi diciamolo, sono personaggi molto differenti tutti e tre, sia Bersani che Esatto. Renzi che Vendola. Vendola è forse il più trasparente perché comunque dichiara apertamente i suoi temi, mentre gli altri giocano un po' parlando il politichese, cioè non essendo Esatto. molto chiari. Io credo che Vendola molto di più degli altri due, ma comunque questo è un mio pensiero, solo mio. Io poi visto che parliamo di Vendola a questo punto, è una domanda che faccio spessissimo ai miei ospiti, e siccome la posizione di Vendola, bene o male, sul matrimonio egualitario o di stile in generale è quella più chiara, immagino che anche tu sia favorevole al matrimonio egualitario. Assolutamente favorevole, non da ora, da sempre, da tantissimo tempo sono pienamente convinta che sia necessario. Ecco, qui cito veramente le parole di Nichi: non è più il momento di frammenti di diritti, è il momento di diritti pieni, pienamente compiuti. Proprio per questo io ho sempre creduto, e sono dentro SEL anche per questo, ho sempre creduto che sia necessario anche nel nostro paese una legge per il matrimonio egualitario. So che questo è un percorso probabilmente oggi meno lungo di quanto immaginiamo, e percorrerò sempre questo cammino, perché credo che debba essere questo l'obiettivo per il nostro paese. Diciamo c'è più ottimismo anche da parte tua come attivista, ma soprattutto come facente parte del coordinamento di Stel. Lo vedi comunque come un obiettivo possibile? Assolutamente sì, guarda Riccardo, finalmente, cioè oggi è molto meno distante rispetto a prima, rispetto a qualche anno fa. Faccio sempre un'analisi al contrario. Solo 5 anni fa il centro-sinistra di questo paese, anche la sinistra, anche la cosiddetta sinistra radicale, ragionava sulla necessità o meno di fare una formula che si chiamasse DICO, e quindi un riconoscimento parziale o comunque relativo soltanto alle
coppie di fatto. Nikki Vendola ha avuto il coraggio di mettere a nudo la sua vita privata, di fare di questo una battaglia politica, di parlare per la prima volta, perché è stato il primo esponente politico a chiederlo pubblicamente, di matrimonio egualitario così come di adozioni. Lo ha fatto secondo me con straordinaria, con grande coraggio, ma anche con grande lungimiranza, proprio perché è giusto che questo è il cammino giusto. Oggi, a fronte di una molteplicità chiaramente di opinioni, sappiamo con certezza che il prossimo governo, se sarà guidato dal centrosinistra, come minimo avrà una formula di riconoscimento, appunto, di tutela delle coppie omosessuali. Pierluigi Bersani parlava di metodo tedesco, Renzi parlava di metodo anglosassone. Comunque sia, noi oggi abbiamo la certezza che il prossimo governo, se sarà un governo di centrosinistra, partirà da questo minimo comune denominatore. È chiaro che noi continueremo a chiedere il matrimonio egualitario fino a quando non riusciremo ad ottenerlo nel nostro paese. Anche perché, come ricordavi tu, Renzi nell'ultimo comunicato diceva che nei primi 100 giorni avrebbe legiferato appunto una legge a tutela delle persone omosessuali, equiparandole, se non proprio al matrimonio, comunque a quei diritti che fanno parte del matrimonio, come il testamento, come la reversibilità della pensione e via discorrendo. Io come te sono ottimista e penso che forse siamo a un punto di svolta del panorama politico italiano sotto tutti i punti di vista, non solo magari dei diritti civili delle persone facenti parte della comunità LGBT. Credo molto in questo cambiamento, devo dire la verità, e in Nikki Vendola vedo effettivamente un leader. Mi dispiace che abbia preso solo il 16%, anche se è un grosso risultato per una persona del sud, perché comunque parliamoci chiaro, gli hanno dato molta fiducia. Il 16% comunque è un bel risultato, purtroppo magari non sufficiente come quello che ha raggiunto Bersani, ma è un bel risultato per Nikki Vendola, io credo. È comunque un bel risultato anche a fronte, Riccardo, io questa cosa la voglio sottolineare, perché penso che in una fase di disaffezione da parte dei cittadini, anche in gran parte motivata nei confronti della politica, ci tengo a sottolineare questa cosa. È un risultato che Nikki ha ottenuto con una campagna elettorale a costo zero. Io questa cosa la sottolineo e non perdo occasione per ripeterla. Io coordino una federazione provinciale che non ha alcuna risorsa economica, che vive soltanto di autofinanziamento, di autotassazione degli iscritti, dei simpatizzanti, di chi ci sostiene, di chi magari viene alle nostre iniziative di autofinanziamento. Non riceviamo nessun tipo di finanziamento pubblico, non siamo in Parlamento, questa cosa la sanno tutti, non siamo in Parlamento, non abbiamo nessun tipo di finanziamento, di riversamento, di niente di tutto ciò. Facciamo tutto in maniera volontaria, gratuita, cercando di ridurre all'osso le spese, anche in maniera molto ecologica, perché vuoi per necessità, vuoi per scelta, cerchiamo di produrre meno carta possibile tra manifesti e altre cose simili che spesso, diciamo, i partiti producono in gran quantità, anche esagerata. Quindi Nikki ottiene questo risultato con un partito come SEL, veramente francescano, dalla conduzione francescana. Noi come postulato, anche voi. Sì, no, cioè noi proprio facciamo tutto proprio con niente, e per questo siamo moltissimo anche i social network, il web, perché chiaramente nel momento in cui non possiamo permetterci, come per esempio Renzi in questi giorni, di pagarci paginoni sui grandi giornali nazionali, a tiratura nazionale, chiaramente non ce lo possiamo minimamente permettere. È chiaro che i nostri canali di comunicazione sono quelli del web, dei social network, e chiaramente utilizziamo tutte le applicazioni possibili, Twitter, persino il WhatsApp sull'iPhone o sui nostri cellulari, tutto quello che può essere gratuito lo utilizziamo come canale di comunicazione per quelle che sono le nostre battaglie politiche. Penso che questo è un modo diverso di fare politica, perché comunque significa libero, che sicuramente
assolutamente libero, perché se lo fai, lo fai soltanto perché ci credi, perché ti va di spenderti, ti va di dedicarti, diciamo, a questo. E fra l'altro, penso che il risultato che Niki ha avuto, il fatto che provenga in gran parte dal Mezzogiorno, dal Sud Italia, corrisponda proprio anche alla consapevolezza che forse il Mezzogiorno in questa fase di crisi economica sta maturando prima del Nord, ovvero di riscoprire una politica più vicina alla gente. Laura, qualche giorno fa immagino che tu abbia visto le televisioni, un po' i giornali. Un adolescente si è purtroppo tolto la vita, penso in seguito alle vessazioni dei suoi compagni e alle volte anche in seguito all'indifferenza degli insegnanti. Credi che oltre a una legge contro i crimini derivanti dall'omofobia e dalla transfobia, sia necessario anche qualche intervento di carattere educativo nella scuola o rivolto agli insegnanti, ai genitori, agli studenti Ti dico stessi? di più, guarda Riccardo, non solo è assolutamente necessaria una legge contro l'omofobia, e anche questo io credo che l'hanno detto, insomma, tutti i candidati in campo, anche alle primarie del centro-sinistra, hanno detto tutti che è necessaria una legge contro l'omofobia. Non solo è altrettanto necessaria una formazione nelle agenzie, diciamo, educative, formative, che possono essere asili, scuole, università e quant'altro. Altro. Io credo che serva anche una formazione adeguata per chi fa informazione, per i media, per tutti i giornalisti e tutti coloro che lavorano nel settore dei media, della comunicazione, dell'informazione. Credo che serva una certa formazione anche per gli organi professionali. Penso che la televisione, così come, ecco, i media, ecco, chi ha a che fare con la comunicazione, sono le persone che entrano per prime nelle case della gente. Quindi penso che anche giornalisti che tante volte sento parlare in televisione utilizzano un gergo e un linguaggio anche poco consono, probabilmente all'immansione che hanno, alla missione che si sono dati. Allora credo che anche i giornalisti debbano fare uno sforzo in più. E poi anche la politica, e questo è un impegno che io ho anche assunto, che abbiamo assunto anche come SEL, cioè quello di parlare un linguaggio diverso, che sia anche un linguaggio rispettoso di genere, e che sia, ecco, che consideri tutte le sfaccettature e diversità che l'esistenza degli individui ha. Questa è una cosa che mi sforzo di fare il più possibile. Credo che, insomma, tutti quanti noi dentro SEL, a partire proprio dal modo in cui ci si rivolge agli altri, sino allo stile che intendiamo dare anche alla nostra comunicazione, questo è molto importante. Una politica che parla, un linguaggio che è appunto rispettoso delle diversità, che è consapevole anche di riconoscere le diversità, cosa che appunto non è una cosa che hanno tutti, è una politica anche responsabile, perché nel momento anche in cui si sentono tanti esponenti istituzionali, politici, che spesso in maniera probabilmente anche involontaria, perché frutto comunque di una loro, ecco, deformazione, di una loro cattiva educazione, utilizzano dei linguaggi o un gergo che può essere offensivo, che comunque può servire anche a dare per scontate certe cose, per cui ecco, ci sono magari certe cose che sì, vabbè, tanto tu puoi fare la battuta, puoi dire quello che vuoi, puoi utilizzare il gergo che vuoi. No, bisogna Sono prestare giustificati attenzione. Io credo sempre, che, indipendentemente, come? certo. Sono sempre giustificati, cioè loro si sentono sempre giustificati anche Esatto. perché poi ritrattano in ogni momento quello Il che problema è che dicono. sdoganano però un gergo, sdoganano un gergo, sdoganano anche un modo di fare, un atteggiamento. Allora, siccome di omofobia si muore, e lo abbiamo visto in questi giorni, ma lo sappiamo, voglio dire,
che è così, siccome di omofobia ci si ammala, di omofobia ci si allontana da una vita, per colpa dell'omofobia ci si allontana dalla propria vita sociale, si sacrificano magari anni della propria vita, si vive male, ecco, siccome di omofobia si sta male, e le persone stanno male a causa dell'omofobia, allora credo che ci deve essere uno sforzo veramente da parte di tutti. È chiaro che serve la legge per perseguire chi, perché secondo me è un reato, e serve una legge che persegua il reato, serve una scuola adeguata e quindi servono anche degli insegnanti adeguatamente formati. Nel caso che tu citavi, ad esempio, probabilmente questo ragazzo non ha avuto nemmeno la fortuna di incrociare un'insegnante No. sufficientemente preparata al caso. Serve che tutti gli attori sociali siano, ecco, preparati adeguatamente. È uno sforzo che bisogna compiere perché appunto ne va della vita delle persone. Laura, non so se lo sai, ma praticamente noi come Web TV abbiamo anche una chat dove le persone, se vogliono, possono partecipare al dibattito liberamente. E dalla chat arriva una domanda che dice: qual è la posizione di Vendola sull'Ilva da parte di Gianni Colacione? Guarda, allora sull'Ilva, dunque, intanto c'è da precisare una cosa: l'Ilva non è, cioè, è un impianto, Niki dice spesso, non è Taranto che, cioè, non è l'Ilva che ha Taranto, sembra quasi che Taranto sia nell'Ilva. L'Ilva è un impianto che è stato costruito 40 anni fa, è un impianto grandissimo, uno delle più grandi, è il più grande impianto, appunto di acciaio, in Europa, non ce l'ha messo Vendola, Vendola se l'è ritrovato e stava lì già da parecchio tempo. Cosa ha fatto Vendola in tutti questi anni? È intervenuto rispetto a quelle che sono le sue, chiaramente possibilità, lo suo spazio di azione come governatore della Regione Calabria. Ha fatto tutta una serie di leggi che ha consentito oggi, leggi che hanno consentito oggi alla magistratura, comunque sia, di intentare tutta una serie di cause per danni sanitari nei confronti dei Riva, e in maniera molto scrupolosa, per la prima volta la Regione Puglia ha prodotto tutta una serie di dati, certificati, attendibili rispetto appunto ai danni che l'Ilva, ha procurato nel corso di questi anni. Anche qui utilizzo le parole di Niki: è sbagliato pensare che si sia di fronte a una contraddizione tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. No, non è così. Siamo di fronte a un altro tipo di contraddizione. Da un lato c'è il diritto al lavoro e alla salute, dall'altro lato c'è l'irresponsabilità di un gruppo industriale, quale quello appunto dei Riva, dell'Ilva di Taranto, di non adeguare l'impianto nel corso dei decenni, degli anni, in modo tale da non essere così altamente inquinante, in maniera tale da non nuocere alla salute delle persone. Allora, oggi mi Certo. pare che sia stato, approvato un decreto, ecco, del governo. Io credo, e questo l'ha detto anche Niki tantissime volte, penso che i Riva debbano aprire un attimino il borsellino, senza dubbio lo Stato farà la sua parte, aiuterà e sosterrà in tal senso, però i Riva devono aprire il borsellino, riqualificare quell'impianto e non renderlo inquinante. Questa è l'unica, diciamo, soluzione che si può perseguire. Chi dice che l'Ilva debba chiudere, sta dicendo un'eresia, perché dentro l'Ilva, tra operai che lavorano dentro l'impianto e indotto, lavorano cioè decine e decine di migliaia di persone che chiaramente non Certo. possiamo lasciare in mezzo alla strada dall'oggi al domani. Quindi l'Ilva deve riqualificare, deve Giusto, giusto, sì. riconvertirsi, deve essere un impianto che non nuoce alla salute dei cittadini di Taranto. Niki Vendola, da governatore di Puglia, ha fatto tutto il possibile affinché appunto oggi quantomeno la magistratura giungesse a compiere gli atti che ha compiuto e, nei limiti delle sue possibilità, ha raccolto tutti i dati possibili affinché si facesse chiarezza sull'Ilva. Laura, hai scatenato il dibattito perché poi devi vedere, e questo è il bello, diciamo, della diretta, il bello anche della libertà che dà la Web TV. C'è un'altra domanda dalla chat: dice, si può finanziare Don Verzé per aprire un nuovo grande ospedale a Taranto?
Guarda, anche in questo caso, Riccardo, c'è uno spazio che io consiglio, diciamo, anche a tutti coloro che ci stanno seguendo. C'è uno spazio simpaticissimo, sul sito di SEL Nazionale che si chiama Leggende Metropolitane. Vi consiglio di andarvelo a leggere perché ci sono tantissime. Quell'indirizzo www. www.sinistraecologialibertà.it, sinistra ecologia libertà senza la etra, ecologia e libertà senza.it. C'è uno spazio simpaticissimo che si chiama Leggende Metropolitane, ovvero tutti i casi, diciamo, relativi, alle cose, ecco, che circolano su Vendola, sulle sue attività, di governatore della Regione Puglia. Che cosa ha fatto Vendola? Vendola non ha finanziato, Don Verzè. Vendola ha scelto in base a delle scelte che la sua, che il suo, che la Regione Puglia ha compiuto, cioè quella di aprire, in Puglia uno dei poli più importanti di cui dei tumori, infantili, ha deciso di rivolgersi per aprire questo polo in Puglia al migliore istituto in Europa che si occupava di questo, che è, secondo tutte le graduatorie, dal Sole 24 Ore, tutte le statistiche nazionali ed europee, il migliore istituto che fa ricerca in tal senso. Quindi io dico che, nonostante Don Verzè, cioè non, Vendola non ha seguito, diciamo, amministratore che ha a cuore la qualità, di un servizio, non ha seguito, la logica per cui mi rivolgo al compagno di partito o alla persona più prossima politicamente. Ha scelto, in base a delle graduatorie scientifiche che certificano che l'Istituto San Raffaele era il migliore istituto che faceva fa ricerca rispetto alle malattie tumorali, infantili. Penso che, voglio dire, oggi in Puglia c'è un polo, di eccellenza, in materia, e quindi penso che è stato un atto comunque di buona amministrazione. Cioè, non è che ha dato i soldi a Don Perfetto. Verzè in persona, ecco, ha dato i soldi No, al suo prodotto di intesa assolutamente. con un istituto di ricerca. Assolutamente. Laura, questa domenica, il 1º dicembre, ricorre la giornata mondiale contro l'AIDS. Quanto è importante la prevenzione e la conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili? È fondamentale la prevenzione e la cura dall'AIDS. Non lo so, per quello che può servire, bisogna dirlo fino alla spasimo. Test dell'HIV periodicamente e uso del preservativo sempre. Significa garantire sicurezza per la propria salute, per la salute del proprio partner, significa, vivere bene, la propria affettività, la propria sessualità, significa vivere appunto avendo rispetto di se stessi e dell'altro. Anche qui servirebbe uno sforzo maggiore da parte, dei media, e da parte anche, del Ministero della Salute. Io mi auguro che anche rispetto a questo, in un paese come il nostro, che tante volte è troppo spesso e molto reticente su certi temi, penso che sia davvero importante qui veramente anche nelle scuole. Io, po diciamo, potessi distribuirei, un preservativo a ogni studente, a ogni ragazzo, perché credo che la salute delle persone venga prima di qualsiasi cosa, e quello è l'unico modo per proteggersi e tutelarsi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi domani è una giornata importante, so che in tutte le piazze d'Italia ci saranno iniziative, proprio per ricordare questa occasione, questo appuntamento. E fra l'altro, ecco, ripeto, a tutte le persone che magari ci stanno ascoltando, c'è la possibilità di fare il test HIV. Beh, allora a questo punto, se se ne sente la necessità, perché non farlo? Facciamolo. Certo. Laura, ultima domanda perché il tempo è tiranno qui, vedi, i discorsi sono interessanti. Io ti farei tantissime domande perché poi te ne vengono tante. Parlando con te, visto che è molto Vabbè, poi me le interessante. giri e magari rispondo privatamente a tutti. Come? Ma a parte che si possono fare altre puntate, cioè se sei la nostra ospite quando vuoi, anche perché la libertà di poter fare una trasmissione ce l'hai sempre. Aspetta un secondo, che c'è un'altra domanda. Guarda, c'è Gianni che ci fa un'altra domanda. Io però devo terminare. Allora, qui dice: vabbè, il modello economico di Vendola si può definire comunista? Dice Gianni. Mannaggia, io però avevo un'altra domanda abbastanza importante. È una, Comunque, va sarebbe bene. una domanda dove uno dovrebbe scrivere un trattato, insomma, per rispondere.
Guarda, io ti faccio una domanda brevissima. Non voglio snobbare la domanda di Gianni assolutamente, anzi, se vuoi rispondere, puoi rispondere liberamente. Ma come dicevi tu, ci vorrebbe un trattato. Io ti domando brevemente, perché abbiamo veramente un minuto, cosa diresti a un ragazzo per avvicinare alla politica e all'impegno sociale? Questa guarda, è veramente troppo, cioè, tra virgolette, probabilmente è la domanda più difficile, anche perché è una domanda che io mi faccio tutti i giorni. Cioè, nel senso, mi domando a me stessa quali sono i motivi per cui faccio tutto quello che faccio, e poi alla fine mi do anche questa risposta, e non so se è valevole anche per gli altri, nel senso, non so se può servire da convincimento. Faccio politica. E quindi credo che i giovani possono avvicinarsi alla politica nel momento in cui faccio corrispondere la sensazione di sdegno che ho per le cose che non vanno, della realtà che mi circonda, anche un desiderio di coraggio e di voglia di cambiamento. Quindi credo che tutti i ragazzi che sono sdegnati per le cose che non vanno, per le varie ingiustizie che spesso si perpetrano nella nostra società, vicina o lontana, fare politica è un'occasione, quantomeno è uno strumento per cambiare le cose che non funzionano. E poi un'ultima cosa, probabilmente per un ragazzo meridionale, per un ragazzo del sud di Reggio Calabria, fare politica significa anche compiere una scelta, ovvero quella di provare a restare nella propria terra e non doversene andare via, e quindi provare a cambiare la propria terra, appunto, non dovendola abbandonare, restando qui. Per me questo è un tema molto importante, perché ho visto tantissimi ragazzi, miei coetanei, che hanno abbandonato, sono stati costretti ad abbandonare Reggio Calabria e la Calabria, magari per andarsene all'estero. Io quello che sogno, ed è anche quello per cui mi batto e mi batterò sempre, che a tutti i nostri conterranei sia data la possibilità di restare. E quindi, insomma, spero che queste possano essere le buone motivazioni per avvicinarsi. Poi la Sono politica ottime motivazioni. ha senso soltanto se è utile. Ecco, è importante questo: ha senso se è utile, se è libera, se è volontaria, altrimenti diventa mercimonio, è un'altra cosa e non mi interessa. Ma abbiamo visto che è libera perché comunque Nicky Vendola ha ottenuto un ottimo risultato. Tu poi sei una persona strepitosa, devo dire la verità. Come fanno le persone a contattarti? Un riferimento, ci dai dei riferimenti, non lo so, Allora, sito mi possono internet? cercare su Facebook Laura Cirella, su Facebook accetto tutte le amicizie, generalmente rispondo a tutti. Possono mandarmi un'email, il mio indirizzo email ormai è di patrimonio dell'umanità, per cui è lauracirella@hotmail.it. Non ho Messenger, quindi è inutile che mi fate le richieste per raggiungermi su Messenger, perché uso comunque principalmente Facebook e le email. Però se mi mandate un'email, se mi scrivete su Facebook, se mi chiedete l'amicizia, sono anche su Twitter, potete cercarmi e contattarmi ovunque, e io comunque generalmente Perfetto. rispondo sempre a tutti, compatibilmente con il tempo, però sono sempre a disposizione di chi mi scrive. Fra l'altro mi scrivono sempre moltissime persone, però cerco comunque sempre di rispondere a tutti. Perfetto. Ringraziamo ancora Laura Cirella, dicevamo prima coordinatrice provinciale di SEL. E a questo punto io ti saluto Laura, invitandoti nuovamente a una trasmissione quando ne avrai voglia, magari anche dopo queste primarie, se ti va per commentare, Molto non so, il volentieri, risultato. vorrei ringraziare intanto te, voglio ringraziare Liberi TV, ringrazio lo spazio Certi Diritti, ringrazio Certi Diritti, ringrazio te e Marco, siete straordinari, quello che fate è straordinario, quello che facciamo in generale ha Esatto, ma sempre quello che qualcosa di facciamo liberamente, straordinario. guarda, gratuitamente, Esatto. senza, come dicevi prima, guarda, è solo volontariato, solo autostazione, cioè lo facciamo perché ci crediamo. Io credo che sia poi lo spirito che spinge te a stare vicino alle battaglie di Vendola, di Selva, perché ci crediamo. E questa è la cosa importante. È vero, e questo è. Fra l'altro, noi siamo veramente, cioè, credo che il nostro impegno, mi ci metto anche io, il nostro impegno assume veramente un senso importante, proprio perché realmente si ha a volte la sensazione che le cose possono cambiare da un momento all'altro soltanto se lo vogliamo tutti quanti assieme. Ognuno di noi da solo non vale nulla. È una bellissima citazione che ripeto sempre nella mia testa, di Ernesto Che Guevara. Ognuno di noi da solo non vale nulla, ma se siamo tanti, davvero, se siamo insieme a condividere un obiettivo, io
io penso che la possiamo sempre spuntare. Quindi grazie davvero per questo spazio. Per me sarà un piacere tornarci in qualsiasi momento, quando voi vorrete. Su E per qualsiasi noi tema. sarà, e con questa domanda, tra l'altro, ho risposto secondo me anche alla domanda di Nicolaccione, che diceva economia comunista, di parlare, richiamando Che Guevara, e siamo a posto. Guarda, Però mi ci definisco tale, quindi voglio dire, sono anche molto rivoluzionaria, quindi, però sono una libertaria, quindi siamo anche noi. viva le differenze, viva le libertà di ogni individuo. Perfetto. A questo punto io restituisco la linea a Donato Volpicella, alla regia, e buon proseguimento con le trasmissioni di Liberi.tv. Grazie ancora Laura per il tuo tempo. Grazie ancora. Ciao Laura. Ciao, ciao.